Pasquale Chieco amministrerà ancora Ruvo di Puglia per i prossimi 5 anni. Il sindaco uscente della coalizione di centrosinistra è stato riconfermato al termine del ballottaggio, battuto l'avversario di centrodestra Luciano Lorusso. Chieco ha ottenuto il 51,9% delle preferenze per un totale di 6695 voti. Lorusso ne ha ottenuti 6206, pari al 48,1%, una differenza di poco meno di 500 voti ma è quanto basta per la conferma di Chieco soddisfatto per l'attestato di fiducia ricevuto dai cittadini e per aver vinto contro chi lo voleva sconfitto. Un attestato di fiducia e anche una direi, sconfitta per quanto riguarda il centro destra e che la cui proposta politica dopo l'esito del primo turno eh, si è articolata in, intorno a diciamo, una sorta di referendum pro e contro Chieco, c'è stata questa alleata. Contro Natura, con tutti gli altri tre candidati sindaci, due dei quali dichiaratamente provenienti dal centro-sinistro. E quindi, con una ammocchiata, diciamo così, senza in realtà un programma, ma con all'ordine del giorno soltanto testualmente dai palchi la cacciata di Chieco. Ed ora si torna al lavoro. Pasquale Chieco ripartirà da ciò che è stato fatto negli ultimi cinque anni, ma servirà anche migliorare qualche aspetto più volte criticato. Operandosi sbaglia, ha ammesso il Sindaco di Ruvo, siamo pronti a porre delle modifiche. Anzitutto, eh, da quello che abbiamo fatto, migliorando una serie di aspetti che sono stati anche oggetto di, di critiche ragionevoli e giuste, diciamo, non sempre. Eh, operandosi sbaglia, e questo è naturalmente. Interverremo facendo delle modificazioni su alcune realtà, come ad esempio le strisce blu che sono state tanto criticate per alcuni profili, ma nello stesso tempo continueremo nel solco della, delle, della progettualità di questi anni. I cittadini ruvesi hanno risposto presente alla chiamata delle urne. Il 60% degli aventi diritto al voto ha espresso la propria preferenza dato in linea con l'affluenza registrata nel primo turno. Chieco godrà di una maggioranza composta da 10 consiglieri comunali, 5 del Partito Democratico, 2 con Ninni Chieco Sindaco, due di Sinistra Ruvese e 1 di Popolari con Emiliano. Sei i consiglieri di opposizione oltre a Luciano Lorusso entrano nel Consiglio Comunale due di Fratelli d'Italia, uno di Lorusso sindaco e uno di Forza Italia. Infine, anche Biagio Mastro Rilli, candidato sindaco sconfitto al primo turno.